Marco Volpato, Padova aveva iniziato molto bene, poi è vero Perugia è cresciuta, però cos'è successo? Ma è vero, siamo partiti bene, abbiamo dato il 120% all'inizio, siamo riusciti a mettere in difficoltà, a tenere le loro battute, però tenere un livello così alto tutta la partita è sicuramente difficile, anche perché loro poi hanno aumentato il loro e ci hanno messo sotto. E invece loro sono cresciuti, noi siamo, come dire, ci siamo un po' adagiati, quindi contro una squadra del genere non te lo puoi assolutamente permettere, e il risultato poi si è visto, insomma, si hanno messo molta molta più pressione al servizio e da quel momento lì è stato molto dura, perché palla sui 5-6 metri e con un loro muro a 3, chiaro che diventa tutto più difficile. Adesso un'altra sfida di quelle semplici, si va a Trento, cosa bisognerà fare? Bisognerà cercare di mantenere il livello e la concentrazione dei primi due set di questa partita sicuramente, e cercare di non mollare mai neanche quando l'avversario ha fiammate di un certo livello come ci sono state questa sera, e cercare di rimanere lì perché noi ci siamo, i primi due set c'eravamo, abbiamo dato il 120% per essere lì, questa volta non è bastato, speriamo che contro Trento possa bastare. Oggi comunque a livello di impatto visivo pubblico delle grandi occasioni si può dire che è vero, tanti vengono a vedere Perugia, ma questa volta tanti sono venuti anche a vedere Padova. Ma i risultati, è sempre stato così, portano pubblico. Sentire un palazzetto così che esulta ad un punto è sicuramente fantastico, un colpo d'occhio incredibile sicuramente questo palazzetto. È uno dei migliori in Italia, lo ribadisco, quindi giocare qui è una figata.